Salve a tutti e benvenuti alla sezione Pillole di Scienza organizzato da Erna Puglia in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nello specifico il Dipartimento di Farmacia, Scienza del Farmaco. Il gruppo di ricerca con cui collaboro è coordinato dai professori Antonio Scilimati, Savina Ferrorelli e Maria Grazia Perrone. Oggi vi descriverò la purificazione di composti fluorescenti attraverso cromatografia su colonna. La fluorescenza è una particolare forma di luminescenza molto sfruttata in chimica farmaceutica. Infatti, sono sempre più le sonde fluorescenti che vengono preparate nei nostri laboratori e che ci auguriamo un indomani possano sostituire le normali sonde radioattive largamente utilizzate in campo oncologico. Alcune sostanze, siano esse solide, liquide o gassose, quando vengono colpite da una radiazione elettromagnetica, emettono radiazioni luminose a particolari lunghezze d'onda. Quando queste sostanze, dette per l'appunto fluorescenti, assorbono energia, le loro molecole passano dallo stato fondamentale a quello eccitato. Questo stato perdura per un tempo brevissimo, dell'ordine di nanosecondi. Dopodiché le molecole ricadono allo stato fondamentale attraverso transazioni successive e riemettendo energia sotto forma di onde elettromagnetiche con una frequenza inferiore a quella della radiazione incidente. L'emissione di luce è costituita da radiazioni elettromagnetiche aventi una lunghezza d'onda superiore di quella della radiazione eccitante. Lo spostamento di Stokes è proprio la differenza tra la lunghezza d'onda della radiazione eccitante e la lunghezza d'onda della radiazione emessa. Ogni composto fluorescente preparato nel nostro laboratorio dovrà subire una purificazione per poter essere caratterizzato in maniera opportuna. Una delle tecniche di purificazione che più utilizziamo è la cromatografia. Per cromatografia si intende un insieme di tecniche che hanno lo scopo di separare una miscela nei suoi componenti, al fine di permetterne il riconoscimento qualitativo e quantitativo. Tali tecniche si basano sulla distribuzione differenziale dei vari componenti fra due fasi, una chiamata fase fissa o stazionaria e l'altra chiamata fase mobile o eluente, che fluisce in continuo attraverso la fase fissa. I metodi cromatografici sfruttano la diversa affinità delle molecole e degli ioni nei confronti di due fasi diverse, una liquida o gassosa in movimento, una solida o liquida fissa. I componenti della miscela vengono separati in funzione della diversa velocità con cui sono trasportati attraverso la fase stazionaria dalla fase mobile. Consideriamo una miscela costituita da due componenti, A e B. La miscela viene posta in cima alla fase stazionaria. Si fa fluire l'eluente a velocità costante, producendo uno spostamento delle due sostanze attraverso la fase stazionaria. Le due sostanze si distribuiscono attraverso le due fasi in modo differenziato, a seconda della diversa affinità con le due fasi. Le tecniche cromatografiche possono essere classificate in base alla forma del letto cromatografico, in base allo stato fisico della fase mobile o in base al meccanismo di separazione. La nascita della cromatografia si deve al botanico russo Svet, che nel 1906 riuscì con questa tecnica a separare la clorofilla da un estratto vegetale. Svet depositò una miscela di pigmenti colorati di origine vegetale in testa ad una colonna di vetro riempita con carbonato di calcio. I vari pigmenti, in particolare clorofilla A e B, carotene e xantofilla, si separarono in bande colorate lungo la colonna. Egli intuì che la separazione era dovuta alla diversa affinità dei componenti per la fase stazionaria. Le interazioni che si instaurano tra le sostanze da separare e le due fasi devono essere deboli, altrimenti non ci sarebbe eluizione. Esempi di interazioni sono legami a idrogeno, interazioni dipolo-dipolo, interazioni dipolo-dipolo indotto, forze di van der Waals, interazioni steriche. Spesso possono essere presenti più tipi di interazione nello stesso processo cromatografico.
Nella cromatografia su colonna, la fase stazionaria è contenuta all'interno di una colonna di vetro, plastica o metallo. La fase mobile passa attraverso quella stazionaria in seguito alla pressione generata per gravità dal dislivello del liquido o a quella generata da un piccolo compressore. Vediamo come si prepara una colonna cromatografica. Il primo step consiste nell'inserire dell'ovatta sul fondo della colonna, in modo tale da impedire alla fase stazionaria di spostarsi. In alcuni casi le colonne presentano già un setto di vetro poroso sinterizzato, per cui non è necessario inserire l'ovatta. Lo step successivo consiste nel preparare la fase stazionaria. Il gel di silice viene miscelato accuratamente con l'eluente all'interno di una beuta in modo tale da ottenere una sospensione. Il terzo step consiste nell'impaccare la colonna. Si riempie la colonna con la sospensione di gel di silice servendosi di un imbuto, tenendo chiuso il rubinetto della colonna. Il quarto step consiste nel caricare il campione in colonna. Si fa fluire l'eccesso di solvente dalla colonna, lasciando un sottile strato di solvente sulla silice. Dopodiché si chiude la colonna e si aggiunge con una pipetta la soluzione del campione da purificare sulla silice. Si apre la colonna e si fa assorbire dalla fase stazionaria questa soluzione. Il quinto e ultimo step consiste nell'eluizione. Si fa eluire la fase mobile attraverso la colonna e si raccolgono frazioni successive enumerate in diverse provette. La separazione mediante colonna cromatografica viene valutata e monitorata attraverso la cromatografia su strato sottile, TLC. Nella TLC, la fase stazionaria è contenuta in uno strato di matrice solida stratificata su una lastra di vetro, plastica o alluminio. La fase mobile è un solvente opportunatamente scelto o una miscela di solventi che passa attraverso quella stazionaria per capillarità in senso verticale. È una tecnica cromatografica di semplice preparazione e rapida esecuzione. Questo la rende adatta per l'esecuzione di valutazioni qualitative o semi-quantitative, nonché per seguire lo svolgimento di una reazione chimica. Come si prepara una TLC? Sul fondo di un contenitore, chiamato camera di sviluppo, si pone uno strato di fase mobile. All'interno di questa camera si immerge l'estremità inferiore della fase stazionaria sulla quale è stata in precedenza posta una goccia del campione da separare o di una sua soluzione. Dopodiché si chiude la camera in modo da mantenere l'ambiente saturo di vapore di solvente. Per effetto di capillarità, il solvente sale lungo la lastrina, trascinando con sé in maniera differente i componenti della miscela e separandoli. Finita la purificazione, il composto viene analizzato per verificarne la purezza attraverso diverse tecniche analitiche. Se volete saperne di più, siamo a disposizione e per contattarci potete inviarci una mail alle mail sottostanti. Grazie per l'attenzione.